Siamo abituati a pensare alle squadre di calcio come all'espressione di grandi città, ma a volte ci sono delle squadre di piccoli paesini che riescono ad arrivare alla gloria della massima divisione del loro paese. Così oggi abbiamo pensato di raccontarvi la storia delle 10 squadre più piccole che giocano nei 5 principali campionati europei. Partiamo dall'Italia e più precisamente dalla Calabria, dove troviamo il Crotone. Perché, anche se è un capoluogo di provincia e vanta una squadra in Serie A, la città di Crotone ha appena 62.000 abitanti ed è una delle 5 città italiane sotto i 100.000 abitanti ad avere una squadra in massima divisione. Quasi tutta la storia del Crotone si è svolta nelle divisioni inferiori, visto che ha fatto capolino in Serie B per la prima volta nel 2000. La prima volta in Serie A, invece, è arrivata nel 2016, dopo la promozione ottenuta sotto la guida di Ivan Juric. Per l'esordio in massima divisione, l'allenatore è Davide Nicola. Il rendimento nel girone d'andata è decisamente negativo, con soli 9 punti guadagnati. Ma con un grande girone di ritorno, i calabresi riusciranno a ottenere la salvezza e a guadagnarsi un altro anno nella massima divisione. Attualmente sta disputando la sua terza stagione di sempre in Serie A e lo sta facendo da neopromossa, anche se sembra difficile possa salvarsi e rimanere in massima divisione anche il prossimo anno. Restiamo in Italia perché c'è un'altra neopromossa alla numero 9. Il Benevento, la squadra di un altro capoluogo di provincia che conta appena 58.000 abitanti. Si sono affacciati per la prima volta in Serie B nel 2016, anno in cui, sotto la guida di Marco Baroni, hanno ottenuto immediatamente la loro prima promozione in Serie A. La storia della prima stagione in Serie A delle streghe è qualcosa di epico. I giallorossi impiegano la bellezza di 15 giornate a guadagnare il loro primo punto in massima divisione. E non per manifesta inferiorità, ma perché la squadra sembra non saper gestire un vantaggio o una situazione di pareggio, perdendo spesso in rimonta oppure durante i minuti di recupero. È un record negativo come peggior inizio in Serie A di sempre, ma il maleficio viene sciolto il 3 dicembre. Il primo punto arriva nella maniera più rocambolesca possibile, con un pareggio 2-2 ottenuto al 95esimo con un gol del portiere Brignoli contro il Milan. Nell'ultima giornata del girone d'andata arriverà anche la prima vittoria, ma il Benevento non riuscirà ovviamente a evitare la retrocessione. Lo scorso anno ha vinto la Serie B con ampio distacco sotto la guida di Filippo Inzaghi e quest'anno sta affrontando la sua seconda stagione di sempre in Serie A, evitando il ruolo di vittima sacrificale. Facciamo un salto fuori dall'Italia, in Ligue 1. Perché alla numero 8 troviamo il Lorient, squadra di Ligue 1 proveniente da una città poco più piccola di Benevento, con i suoi 57.000 abitanti. È la squadra, per intenderci, dove gioca in prestito Gravion dall'Inter e dove in passato hanno militato giocatori come Jordan Ayew, Ludovic Julie, Laurent Koscielny, Seydou Keita e Rafael Guerreiro. La squadra ottiene la sua prima promozione in massima divisione nel 1998, ma viene subito retrocessa per un solo gol di differenza reti. Torna in alto 2 anni più tardi e stupisce tutti, arrivando in finale di Coppa di Lega e soprattutto vincendo la Coupe de France. Un risultato che la porterà a disputare la Coppa UEFA l'anno successivo, nonostante la squadra nel frattempo sia nuovamente retrocessa. Tra il 2006 e il 2017 poi passerà 11 stagioni consecutive in massima divisione francese. E ora c'è tornata da neopromossa. Facciamo ora un salto in Spagna, dove di piccoline, ne vedremo diverse. Partiamo da Huesca, cittadina aragonese da poco più di 52.000 abitanti e che attualmente è il fanalino di coda della Liga. La squadra gioca le sue partite interne allo stadio El Alcoraz, che non fa nemmeno 8.000 spettatori. Giocatori degni di nota? Sicuramente conoscete Shinji Okazaki, ex Leicester City, ma anche Denis Vavro, in prestito dalla Lazio. Lo Huesca si è affacciato alla seconda divisione nel 2008 e attualmente ha la sua seconda stagione di sempre in Primera Divisione. Ci arrivò per la prima volta nel 2018 e iniziò piuttosto bene, vincendo contro l'Eibar e pareggiando con l'Athletic Bilbao, prima di iniziare una lunghissima serie negativa dopo una sconfitta 8-2 contro il Barcellona al Camp Nou. Restiamo in Spagna anche per la numero 6, una squadra decisamente più conosciuta, ovvero il Villarreal, che rappresenta la città di Villarreal, un comune di 50.000 abitanti nel Valenciano. Per intenderci, si dice che quando la squadra gioca, la città si svuota. Questo perché la capienza dell'estadio della Ceramica è di 25.000 posti, ovvero metà della popolazione cittadina. Soprannominata il submarino amarillo, ovvero il sottomarino giallo, la squadra sta lottando per le posizioni valide per le competizioni europee sotto la guida di Unai Emery.
La squadra approdò in terza divisione alla fine degli anni 80, raggiunse la seconda division nel 1992 e la primera division nel 1998 ed è attualmente alla sua 21esima stagione nella massima serie spagnola. Ma soprattutto è diventato un club di caratura europea, raggiungendo per ben 3 volte la semifinale di Coppa UEFA e addirittura in un'occasione la semifinale di Champions League. Se lo ricorderanno i tifosi interisti, visto che furono i nerazzurri a essere eliminati ai quarti di finale dal Villarreal. E torniamo in Italia per la numero 5, la più piccola tra le italiane. Stiamo parlando del Sassuolo, visto che la cittadina italiana in provincia di Modena conta poco più di 40.000 abitanti, tanto che la squadra non può giocare le gare interne nella propria città, ma nel 2013 ha rilevato lo stadio di proprietà della Reggiana e quindi gioca in quello che prima si chiamava Stadio Giglio e ora è più noto come Mapei Stadium Città del Tricolore. L'ascesa del Sassuolo inizia nel 2002, quando Giorgio Squinzi, il patron di Mapei, rileva il club e lo porta a una serie di promozioni. Nel 2006 i neroverdi dicono addio alla Serie C2, con una squadra che tra le sue fila conta già l'attuale capitano Francesco Magnanelli. 2 anni più tardi, sotto la guida di Massimiliano Allegri, saluterà anche la C1. E nel 2013 Eusebio Di Francesco porterà la squadra a vincere il campionato di B, ottenere la promozione in massima divisione e qualche anno dopo perfino la qualificazione in Europa League. Alla numero 4 troviamo forse la squadra più illustre di questa classifica, la AS Monaco. 8 titoli nazionali francesi, 5 Coupe de France, una finale di Champions League e una di Coppa delle Coppe. Il tutto per una città-stato che conta 38.000 abitanti. Il Principato di Monaco, anzi, è guidato dal principe Alberto II della casa Grimaldi, che continua a mantenere il controllo su un terzo del capitale del club, nonostante da qualche anno la quota di maggioranza sia nelle mani del miliardario russo Dmitry Rybolovlev. Viste le ridottissime dimensioni, il Principato non ha un campionato proprio. E il Monaco gioca invece nel sistema di lega francese, in cui ha fatto la storia soprattutto tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, mentre l'ultimo acuto è datato 2017, con una squadra che comprendeva Radamel Falcao, Tiemoué Bakayoko e un giovanissimo Kylian Mbappé. Apriamo il podio con un'altra francese, il Racing Lens, proveniente da Lens, una cittadina di 36.000 abitanti nel dipartimento del Pas-de-Calais. E, per intenderci, vi ricordate quando vi abbiamo detto delle stadio da ceramica e del fatto che Villarreal si svuota quando gioca il submarino amarillo? Beh, l'intera popolazione di Lens non riuscirebbe a riempire i 38.000 posti dello stadio Bollard dell'Élysée. La squadra Sangue Oro, ha persino vinto il titolo in un'occasione, nel 1998. Ma va detto, è un club con una lunghissima militanza in massima divisione, visto che la sua prima stagione risale al 1937 e che oltre alla stagione del titolo può vantare altri 6 piazzamenti tra le prime 3. La squadra attuale è serena nella parte alta del tabellone di Ligue 1 e tra le sue fila schiera l'ex udinese Seko Fofana e un vecchio bidone della Lazio, Gael Kakuta. Al secondo posto stacchiamo un biglietto per la Germania, direzione Bundesliga. Perché c'è una squadra che da un piccolo villaggio è riuscita a proiettarsi a una dimensione europea. Forse l'avrete già capito, stiamo parlando del Hoffenheim, che di suo rappresenta una frazione di 3.200 anime di un comune più grande, Sinsheim, 35.000 abitanti. La storia della squadra cambia nel 1999, quando l'industriale informatico Dietmar Hopp inizia a investire nel club, allora in sesta divisione. E la squadra è famosa soprattutto per i nomi che si sono susseguiti sulla sua panchina in anni recenti, come un certo Ralf Rangnick, che prende il club in terza divisione e in sole 2 stagioni lo porta per la prima volta in Bundesliga. O come il suo allievo Julian Nagelsmann, che ottiene la prima qualificazione europea nella storia del club e il miglior posizionamento in Bundesliga, il terzo posto del 2018. E per la nostra numero 1 torniamo in Spagna, perché con i suoi 27.000 abitanti, Eibar, nei Paesi Baschi, è il comune più piccolo a poter vantare una squadra nei 5 principali campionati europei. Tanto che lo stadio, il Municipal de Ipurua, ha malapena 7.000 posti. Il 25 maggio 2014, però, l'Eibar fa la storia e battendo il Deportivo Alavés in un derby basco, vince il campionato di Segunda División e ottiene la sua prima promozione nella Liga. Era una squadra costruita per la salvezza che si trova improvvisamente catapultata in massima divisione. Il problema è che le finanze del club, nonostante siano sane, sono troppo piccole per soddisfare i requisiti di partecipazione della Liga. Il capitale sociale è di soli 420.000 euro,
e ne servono almeno altri 2 milioni per potersi iscrivere al campionato. Così la squadra apre una campagna per aumentare il proprio capitale, vendendo azioni del club, e riesce finalmente a iscriversi al campionato. Anzi, vince persino la gara di debutto, un altro derby vasco contro la Real Sociedad, ma non riesce a evitare la retrocessione. Potrebbe finire lì, ma l'Eibar viene ripescato al posto dell'Elche, declassato per inadempienze finanziarie. Da allora la squadra non ha più lasciato la Liga, ottenendo con un 9° posto il suo miglior piazzamento di sempre nel 2018, anno in cui riuscì addirittura a battere al Municipal de Ipurúa i campioni europei in carica del Real Madrid. Queste erano le 10 squadre più piccole nei 5 principali campionati europei. Se vi è piaciuto questo video, premiateci con un like e iscrivetevi al nostro canale se già non l'avete fatto. Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata.